familiare. Sì, è l'emozione più grande, di questo giro del mondo, tornare qua. Ed è il motivo, cioè, per cui torno volentieri in questa città, è proprio per i miei amici, per la mia famiglia, per tutto quello che ho lasciato e che è stata il prezzo più alto da pagare di questo viaggio. È vero che io sono sicuramente stato un privilegiato a poter prendere una scelta del genere, ma i Natali, i matrimoni, gli amici che hanno figli, e quando io stavo male non avere qualcuno che... Cioè, quando si è via la lingua, uno può impararla bene finché vuole, ma non ha l'esperienza, i vocaboli, cioè gli amici a casa, le persone, quelli qui basta un'espressione, un colpo di telefono, quello mi è mancato tantissimo. È stato il prezzo più alto da pagare, è stata la lontananza da casa, cioè 1000 giorni sono tanti. Le paure che hai vissuto più grandi? La paura più grande è stata che non si realizzasse oggi questo sogno, che qualcosa andasse storto, che succedesse qualcosa a casa. Le paure più grandi sono state queste, ma le paure, cioè la paura fa parte dell'essere umano e sono un incosciente per non aver paura. Sì! Io ho avuto paura e la paura va. Passaporto! Sì! Adesso! Del Nepal, ho vissuto una storia umana pazzesca che mi ha insegnato tantissimo. Attenzione che c'è il treno! E mi ha regalato anche la forza di gestire poi il momento più difficile di questo viaggio, ovvero quando è scomparso Nepal.